Salve a tutti, miei preziosi amici e mie preziosissime amiche. Ed eccoci qui alla 22esima puntata del Minifigure Diary Deluxe che vede il Cavaliere Nero, la Strega dell'Est, il Satiro e l'Elementale di Magma. Ma prima di tutto vi invito ad iscrivervi al nostro canale perché vi fornisce la possibilità di guadagnare il 15% di sconto sull'acquisto di Lego, Funko Pop, Bandai Namco e altre amenità tramite il negozio Big Mano di Torino, ma anche online, con il codice sconto che trovate nella descrizione del video. Ma adesso torniamo a bomba, vi dovete iscrivere al canale per forza, perché se no non avete lo sconto. E poi noi piangiamo anche, eh? Iniziamo come al solito con le minifigure roteanti. La prima minifigure che vi faccio roteare oggi è questo elementale di magma. Questa minifigure viene da una minifigure di Nexo Knights a cui ho tolto le spalline perché le ho messe sostanzialmente in un'altra minifigure. E ho deciso di creare questo personaggio che è sostanzialmente un mostro elementale e per la precisione un elementale di magma. Quindi questo qui è fatto tutto interamente di magma. Infatti non si capisce come fa a prendere la spada in mano senza fonderla. Ma non è importante questo oggettivamente. Una minifigure molto carina. Queste qua le trovai in blocco su Bricklink a dei prezzi veramente ridicoli. Mi sa che l'ho pagato tipo 1 euro l'una. Non vi sto mentendo. Penso circa 1 euro l'una l'ho pagato. Quindi, insomma, ne ho prese un fraccamento. Ed ecco qui quindi la prima minifigure di oggi, 22esima puntata, è proprio l'elementale di magma, perché l'ho pagato poco. La seconda minifigure che vi concedo di gustarvi è il Satiro. Questo viene dalla serie 15, non l'ho modificato, alcuni ho cambiato la faccia per fare un po' di varietà. Ho tolto il flauto perché qua sono satiri che combattono e quindi hanno uno spadino, non stanno a suonare il flauto. Questa minifigure ha la caratteristica di essere la prima minifigure con queste zampe, tra virgolette, possiamo dire, ovine, perché non so, non saprei come altro definirlo. E sono esordite appunto con questo satiro. Ovviamente sono molto carine, molto ben fatte, perdono alcune potenzialità. Infatti, questo non può essere messo seduto in terra, cioè non c'è gli stud dietro, quindi non si attacca proprio. E queste gambe sono state riutilizzate a volte in alcune altre minifigure, per esempio nelle scimmie volanti, oppure anche all'interno del Demogorgone di Stranger Things. Quindi la seconda minifigure che vi faccio vedere oggi, appunto con queste zampe così strane, è il Satiro. La terza minifigure che vi regalo oggi è questa strega che ho rinominato Strega dell'Est. Non sono tutte uguali, questa qui che vedete in particolare viene precisa precisa dalla serie 14, quella dove c'erano tutti i mostri. È molto carina, ho deciso di metterle uno scettro in mano, questo scettro qui viene da Eroica per darle qualcosa per lanciare le magie. Potevo metterle la bacchetta, ma questo scettro mi piaceva molto di più. Ha questo bellissimo combo capello, cappello, capelli, che hanno fatto poi in svariatissimi colori. Questo è in Dark Purple e Dark Bluish, però insomma, cioè, hanno fatto di tanti, tanti tipi di colori diversi. Ne vedrete solamente 5 di queste streghe. Non è una minifigure di cui mi sono proprio impazzito. Ho detto, vabbè, qualcuna per avercela, sì, carina, però insomma, non mi serve dirne tante. L'ho chiamata Strega dell'Est in onore al Mago di Oz. Quarta ed ultima minifigure che vedete roteare oggi è il Cavaliere Nero. Allora, vi dico che questa minifigure è nata quando è uscito il Cavaliere della serie 7, sostanzialmente, a cui ho tolto la testa classica e ho preso, all'epoca non c'erano tantissime teste nere utilizzabili per questo scopo. E ho dovuto quindi prendere la testa di Garmadon dei de Ninjago, perché era l'unica testa che proprio stava bene su questo corpo fatta in nero. La spada completamente nera è nata nella scacchiera di Harry Potter, lo scudo completamente nero in realtà si trovava già. Quindi ho deciso proprio di togliere la testa, che era molto bella, e l'ho riutilizzata poi per altre minifigure che vedete nel corso del Minifigure Diary, e metterci la testa di Garmadon per fare proprio il Cavaliere Nero, il famoso Cavaliere Nero, proprio quello a cui non gli devi rompere. Quello lì. È una minifigure che adoro perché nella sua, in realtà nella sua semplicità, perché non c'ha niente di granché speciale, è una delle prime minifigure completamente custom che ho fatto, quindi la amo. E la prima battaglia che vi faccio vedere oggi è quella fra gli elementali di magma proprio e i cavalieri neri, quelli di cui vi stavo parlando.
qui vediamo appunto questi cavalieri neri tutti con spade e scudo. I cavalieri di Magma invece hanno questa spada che è tipo quella degli Uruk-hai, sostanzialmente questa spada uncinata. C'è il capo dei cavalieri neri che ha questo elmo particolare che deriva solamente da una minifigure di Batman. Vediamo la galleria fotografica, appunto qua ci sono i guerrieri di Magma che corrono e attaccano i cavalieri neri ed ecco questa minifigure di cui vi parlavo. Dunque, praticamente questo è uscito solamente nei Bricktober, quindi questo elmo nero con questa cresta rosa tipo guerriero greco è rarissimo, io ho la fortuna di averne due, uno lo vedete qui, uno lo vedrete in un'altra situazione, però veramente un elmo che se ce ne avessi voluto di avere 100 l'avrei preso tutti e 100. E quindi qua anche ho deciso di cambiargli la faccia al capitano dei Cavalieri Neri, che ha una faccia presa da ninja in realtà. E qui ci sono appunto i guerrieri di Magma e i cavalieri. Nella seconda battaglia invece, sempre molto molto facile, ci sono le streghe contro i satiri. Le streghe sono solo 5, i satiri sono un po' di più. Ne faranno bel bocconcino i satiri di queste povere streghe, a meno che non iniziano a trasformarle in altre cose. Vedete che c'è una strega al centro che è diversa, come vi dicevo. Ho preferito utilizzare dei pezzi del build a minifigure per farla. Eccola qua la strega fatta con i pezzi del build a minifigure, quindi niente di particolare, insomma. E qua ci sono i satiri che cercano di papparsele e di farle fuori. Satiri contro streghe. E questo è tutto, abbiamo 36 cavalieri neri, 5 streghe dell'est, 17 satiri e 36 sempre guerrieri di magma, elementali di magma. E quindi giungiamo ad un totale di 2469 minifigure mostrate in 22 puntate. Non male, no? Bene, giovedì vedete la 23esima puntata, quindi rimanete collegati e mi raccomando, lavatevi i denti. Ciao!